mio canale. Sono Alex e oggi voglio introdurvi questo nuovo lavoro che sto iniziando. Home Gym Laboratory, ovvero come potersi allenare al meglio sempre e comunque, che sia in palestra o che sia in casa. Io qui infatti mi trovo nel mio studio personal, ovvero una home gym attrezzata discretamente bene. Però voglio mostrarvi come con poco materiale, ma soprattutto con le skill giuste, con la tecnica, ci si possa allenare sempre al meglio. E partiamo appunto con la cosa principale per riuscire ad allenarsi al meglio, ovvero la respirazione. Parlando di respirazione si potrebbe parlare di tutto e di più, ma andiamo con le cose principali e basilari. Il primo tipo di respirazione è quella per gli allenamenti di potenza, ovvero la manovra di Valsalva. Questa tecnica di respirazione ci consente di utilizzare maggior carico, maggior sovraccarico, quindi viene spesso volentieri impiegata nel powerlifting. La Valsalva Maneuver consiste nel respirare diaframmalmente schiacciando lo stomaco, quindi comprimendo lo stomaco, facendo sì che sembri quasi pieno d'aria, e comprimere quindi tutto il corpo. In questo modo è come se noi avessimo sempre una cintura lombare barra addominale che ci consente di sollevare più peso. Quindi ci si posiziona a afferrare il sovraccarico, in questo caso una kettlebell, aria nella pancia, ben dura, si mantiene l'aria e si espira nella parte conclusiva del movimento. Questa è la prima tecnica di respirazione durante gli esercizi. La seconda tecnica di respirazione durante gli esercizi è la power breathing oppure in breathing, che consiste nella respirazione durante gli esercizi stessi e solitamente viene utilizzata per gli allenamenti funzionali o anche per gli allenamenti di CrossFit. In che cosa consiste? Faccio prima sembrare a mostro. Afferro la kettlebell e swing. Nel power breathing io vado a forzare la fuoriuscita dell'aria buttandola fuori nel picco massimo del movimento, che potrebbe essere nello swing la fase di spinta, nello squat la fase di risalita dopo la cosciata e così via. Questa tecnica viene utilizzata per esercizi ad alta intensità o comunque volume, perché forza la maggiore uscita dell'aria. Facendo questo, che cosa abbiamo? Abbiamo minori livelli di CO2 nel corpo e maggiori livelli di ossigeno. La terza tecnica di respirazione è il focus breathing, cioè la respirazione con focus. E come si usa? Mettiamo, esempio, squat goblet. Facciamo le nostre belle ripetizioni, giù il carico. Respirazioni lente e profonde. Queste respirazioni lente e profonde ci consentiranno di abbassare i battiti cardiaci e soprattutto nei protocolli ad alta intensità di recuperare in maniera migliore e maggiore, ossigenando meglio il nostro organismo. Il quarto tipo di respirazione si chiama 4-on-4, 4 su 4, ed è la respirazione tra un esercizio e l'altro, tra un blocco di allenamento e l'altro. Mettiamo caso che noi abbiamo appena finito il nostro Tabata, il nostro AMRAP, quello che abbiamo fatto, sempre parlando di un ambiente funzionale, e dobbiamo recuperare. Questo tipo di respirazione viene a fagiolo, perché 4 secondi io espello l'aria, 4 secondi chiudo la glottide e blocco l'immissione di aria, 4 secondi inspiro profondamente, 4 secondi mantengo l'aria, quindi 4 secondi. E si continua sempre così. È un tipo di respirazione più concentrata, quasi come il focus breathing. Il focus breathing, il terzo tipo di respirazione, solitamente si usa per staccare momentaneamente il cervello, quindi per rilassarsi tra un set e l'altro, tra una ripetizione e l'altra, tra un ciclo di allenamento interno al protocollo stesso e l'altro. Il 4-on-4 solitamente viene utilizzato per staccare la spina tra un protocollo e l'altro. Mettiamo caso che abbiamo fatto per adesso un Tabata,
dobbiamo farne un altro specialistico, che ne so, il primo Tabata di stacchi, il secondo Tabata specializzato overhead press. Noi faremo il 4-on-4 per riuscire a recuperare al meglio ossigeno nel corpo, quindi andando a sfruttare il metabolismo aerobico e soprattutto per staccare il cervello, quindi rilassarsi, ma cosa principale, abbassare i battiti. Questi sono i 4 tipi di respirazione principale utilizzati nell'allenamento. Spero che il video ti sia piaciuto e se ti è piaciuto lascia un like e magari un commento. Iscriviti al canale ed attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Cercherò di mettere d'ora in poi sempre argomenti utili ma soprattutto pratici.